Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. La partita è finita 5 minuti fa e la nostra Inter è stata sconfitta 2-1 dal Milan. Come dobbiamo commentare questa partita? Per me è difficile rimanere lucido e soprattutto per me è difficilissimo commentare una sconfitta nel derby. Per me perdere il derby è sempre una cosa bruttissima perché io sono nato e cresciuto a Milano. Per me il derby è sempre la partita più importante della stagione. Commentare una sconfitta è sempre doloroso. Però, detto questo, io partiamo da un primo punto. Io non sono preoccupato per la sconfitta di oggi, perché comunque l'Inter, secondo me, soprattutto nel primo tempo, ha dimostrato di essere superiore al Milan. Tutte le occasioni più pericolose le ha create l'Inter. Però nel calcio c'è la dura legge del gol. Tu puoi essere pure più forte, puoi pure creare più occasioni degli altri, però nel calcio è obbligatorio segnare. Loro hanno segnato un gol più di noi e quindi chi fa un gol più degli altri ha sempre ragione, quindi ora loro ci hanno battuto. Ricordo a loro che ci hanno battuto anche l'anno scorso e poi hanno respirato la polvere per tutto il girone di ritorno. Ricordo a loro una seconda cosa, che detto questo, per il momento loro sono a meno uno, ma se noi dovessimo vincere il recupero contro il Bologna, tornerebbero a meno quattro. Quindi il momento è un po' così, un momento difficile. In questo momento si decide la stagione. Noi non dobbiamo perdere la testa. Io sono rimasto male per il nostro secondo tempo, perché l'Inter nel secondo tempo ha dimostrato di essere una squadra forte, ma ha dimostrato di essere una squadra non matura al 100%, perché ha pensato a controllare la partita. Inzaghi, secondo me, ha fatto dei cambi troppo frettolosi, perché ha fatto entrare, se non ricordo male, ha fatto entrare Vidal per Çalhanoğlu e poi Perisic per Di Marco. Ok, Perisic è stato obbligato a fare quel cambio lì perché non era in delle condizioni particolarmente esaltanti. Però, detto questo, si è preoccupato per il fatto che Çalhanoğlu fosse già ammonito. Probabilmente Inzaghi è rossofobico, c'ha una paura incredibile del rosso. Però, detto questo, Çalhanoğlu, secondo me, era in un buon momento della partita, ha fatto complessivamente un buon derby, ma per me è difficile puntare il dito contro la squadra, perché per un'ora, secondo me, la squadra ha fatto un'ottima partita, cioè per un'ora abbiamo dominato. Ho parlato pure con dei miei amici milanisti che hanno detto per un'ora non c'è stata partita. Però il calcio è così, nel calcio bisogna essere cinici. Se dobbiamo parlare degli episodi, perché questa sconfitta mi ha ricordato un po' la sconfitta di Roma contro la Lazio, cioè per un'ora abbiamo dettato legge, poi loro hanno creato delle occasioni particolari, hanno segnato, ci hanno punito e ci hanno battuto. Ecco, il Milan ha fatto la stessa partita della Lazio e purtroppo ha ottenuto lo stesso risultato. Noi non dobbiamo. Ora, questo è un momento particolare. Ricordo a tutti che abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo perso la guerra. La guerra non è ancora terminata. Anzi, in questo momento il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi. Quindi non dobbiamo cadere nel panico, dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti, e quindi dobbiamo superare pure un momento così difficile. Perdere il derby è sempre doloroso, soprattutto per me che sono milanese interista fin da quando ho 5 anni. Però noi dobbiamo dimostrare di essere più forti di tutto e di tutti. Per un'ora oggi l'abbiamo dimostrato, però non siamo stati concreti e soprattutto abbiamo dimostrato di non essere maturi a 360 gradi, perché bisognava entrare in campo con maggiore convinzione. Invece siamo entrati in campo un po' scarichi nella ripresa. Non che loro avessero creato queste occasioni, non che loro avessero dominato nel secondo tempo, perché loro hanno segnato su due occasioni sporadiche. La prima, secondo me, c'era fallo su Sanchez. Poi magari riguarderò meglio quell'episodio lì, magari non c'era, però in un primo momento mi sembrava ci fosse un fallo evidente su Sanchez, cioè ricordiamoci sta cosa. Nel primo tempo non ha fischiato un fallo clamoroso di Theo Hernandez che ha dato una gomitata sullo zigomo a Barella. Mi sembrava un episodio molto simile, cioè non l'ha fischiato, un arbitraggio di pessima qualità, non solo per quell'episodio lì, ma perché ha controllato malissimo tutta la partita da una parte e dall'altra. Voglio rivederlo però perché mi sembrava fosse fallo, ci potesse stare il fallo in quell'occasione là. Poi magari riguarderò e non c'è niente, però dico quello che penso ora, così a mente, non a mente fredda, ma a caldo. Cioè, è difficile. Io sono tifoso anch'io, mi sembrava ci fosse fallo in quell'occasione. Però al di là di quell'episodio lì, non si bisognava gestire meglio la partita.
Domini ma non fai gol e c'è un altro dettaglio non secondario. La differenza l'ha fatta il portiere. Loro hanno un gran portiere, noi abbiamo un portiere sul viale del tramonto. C'è pure oggi, c'è ragazzi, il gol, il secondo gol di Giroud era un gol che si poteva parare tranquillamente. Lui se l'è fatta passare come la saponetta sotto le braccia, sopra la mano. C'è un portiere di qualità, quella palla la respinge fuori. La stessa cosa che ha fatto Magnan nel primo tempo. Cioè, Magnan li ha tenuti in vita per tutto il primo tempo, cioè, ha parato di tutto. Però è così, nel calcio c'è la dura legge che chi fa un gol in più degli altri vince. E va bene, però questo è un momento particolare, non dobbiamo mollare. Qua si vede lo spessore della grande squadra. Una grande squadra non la si può valutare solo quando va a vincere 5-0 con la Salernitana o 4-0 contro il Cagliari. Una grande squadra deve superare questi momenti se vuole ritornare a vincere, se vuole ricucirsi lo scudetto sul petto. Io non vado a cambiare opinione dopo una sconfitta oltretutto immeritata. Per noi, secondo me, noi rimaniamo più forti di loro. Nonostante la sconfitta di oggi, commentate pure. Milanisti, siete liberi di fare quello che volete, tanto ricordo, rimanete lo stesso dietro, questo giusto per ricordarvelo. Però in ogni caso, per me noi rimaniamo più forti degli altri. Lo dico oggi, dopo una sconfitta. Però il problema è che devi dimostrarlo sul campo e devi dimostrare di essere attento, maturo. Non puoi pensare di entrare in campo della serie controlliamola, perché a volte le partite non ti vanno sempre bene, a volte le puoi perdere le partite. Oggi ci è andata male, ma ci deve servire da lezione, perché ora abbiamo una serie di scontri diretti fondamentali, perché abbiamo il Napoli a Napoli. E io ricordo, a Napoli noi ci abbiamo spesso perso negli ultimi decenni. E poi abbiamo il Liverpool. Vabbè che ragazzi, se non passiamo in Champions con il Liverpool, io non mi metto a fare processi. Però io credo che sia obbligatorio rimanere in testa fino alla fine. Per me possiamo farlo, ragazzi. Cioè, non è che abbiamo perso 2-1 e loro ci hanno dominato per 90 minuti. Loro per 60 minuti non hanno superato il centrocampo praticamente. Però è sembrato, ricordo, ripeto, è stata una partita molto simile a quella di Roma con la Lazio. Cioè, tu fai la partita, tu domini, tu hai le occasioni per uccidere le speranze degli avversari, perché anche dopo il gol di Perisic potevamo affondare il colpo, invece siamo stati freddi, cioè non siamo stati sufficientemente concreti e purtroppo le cose oggi sono andate male. Inzaghi per me non l'ha preparata male, perché nel primo tempo, ripeto, la partita l'ha fatta solo l'Inter. Il Milan è rimasto dietro a resistere, ha fatto resistenza per oltre un'ora, però alla fine Giroud ha segnato due gol, non segnava dalla grande guerra, oggi vabbè è tornato a segnare, buon per loro. Beh, per loro un bel tubo, cioè loro ora godranno, va bene, fanno bene, perché io fossi nella loro situazione sarei al settimo cielo. Poi del resto loro di derby ne hanno vinti pochini negli ultimi anni, e va bene, chi vince è giusto che festeggi. In ogni caso mi dispiace, perché per me, ripeto, non va a cambiare la sostanza, nonostante la sconfitta. Per me restiamo più forti, però questa sconfitta ci deve servire. Perché ora non voglio che si venga a creare un clima pessimista, un clima cupo solo per una sconfitta, perché oltretutto rimaniamo noi primi in classifica. Finisse oggi il campionato, noi saremmo campioni. Ricordo questa cosa qui. Però, ripeto, non ci deve disunire. Finora la macchina ha marciato a dei ritmi impressionanti, ha superato dei grossi ostacoli, e però ora deve proprio tenere, deve superare, perché le grandi squadre devono superare anche dei momenti difficili. Questo è un momento non bello, non è bello perdere un derby, ma se vogliamo confermarci in Italia dobbiamo superarlo. Sarà una lunga guerra, loro ora si sentono già vincitori, ma non si rendono conto che se giusto le cose dovessero ritornare alla normalità nel giro di qualche settimana, loro potrebbero ritornare a respirare la polvere come hanno fatto negli ultimi anni. Però vabbè, hanno vinto, se la godano, perché festeggino pure, perché non so quando gli ricapiterà di vincere un derby, oltretutto giocando in questa maniera. Però vabbè, il calcio è così, chi vince ha sempre ragione, e vabbè, oggi ci è andata male. Però guai, sarebbe un crimine, sarebbe gravissimo, sarebbe inaccettabile se questa squadra mollasse il colpo. Questa squadra ha le qualità per vincere, deve giocare sempre al 100%, perché se cali, perdi.
E oggi abbiamo avuto la prima dimostrazione. Amala è sempre Forza Inter, nonostante tutto.